Prima dell'Agile sostanzialmente il mondo del software, dello sviluppo dell'IT era molto legato a quello che era un approccio manifatturiero tradizionale, quindi un approccio di tipo waterfall, in cui sostanzialmente si hanno tutta una serie di step, di fasi successive in cui si cerca di suddividere l'azione di realizzazione di un prodotto o di un software, se semplifichiamo un po' la nomenclatura, in step predicibili. Quindi si parte da quella che è l'analisi dei requisiti, passando per la fase di progettazione, per la fase di realizzazione, quindi di sviluppo del software, arrivando alla fase di testing e per poi andare in delivery e manutenzione, quindi nel dispiegare la soluzione in produzione e poi attuare le fasi correttive di manutenzione. Questo modello, che è logicamente lineare ed è facile da comprendere, da masticare dalle persone e soprattutto da parte un po' di quella che è le manager, si lega molto bene con l'attività di gestione lineare, però ha forti limiti. Il primo è tutta una serie di presunzioni che si hanno nelle diverse fasi. Il presumere, il pensare di poter capire tutti i requisiti, ad esempio, di una soluzione, soprattutto di soluzioni che impiegano un anno, due anni per essere sviluppate all'inizio del progetto, pensare di poter fare delle stime, pensare di poter fare delle date, di quantizzare correttamente tutto l'effort annesso, è effettivamente qualcosa che è ormai dimostrato negli anni, purtroppo con tanti fallimenti clamorosi, che non è possibile realizzare. Questo perché? Perché il mondo del software, le soluzioni software sono soluzioni che afferiscono all'ambito complesso, e che vuol dire che non c'è una relazione semplice di causa-effetto, o comunque complicata quanto sia, ma descrivibile in modo lineare, ma in realtà tutto questo dipende da quella che è il sistema, il fattore sistema, quindi in particolare l'interazione che avviene tra le persone, che sono il vero fulcro dello sviluppo. Tra l'altro, tornando al discorso dei requisiti, non è detto che anche requisiti ottimamente raccolti e rappresentati, validi all'inizio del progetto, non subiscano un forte cambiamento durante la fase di realizzazione. Mancanza di progressività, di adattamento della soluzione, mancanza di feedback costante, di relazione con il cliente, sono due degli aspetti fondamentali che negli anni, in particolare nel 2001, hanno portato a ragionare su possibili alternative, su possibili approcci alternative, proprio dovute alla complessità del software. In realtà Agile, che è oggi mainstream nella parte di sviluppo del software, anche se purtroppo tristemente spesso in Italia capita che sembra ancora una cosa nuova, ma i primi esperimenti di Agile sono addirittura antecedenti al manifesto stesso. Scrum, i primi esperimenti risalgono a metà degli anni 90, quindi parliamo di qualcosa che ha oltre 20 anni nella sperimentazione e nell'applicazione concreta. Agile pone il focus su alcuni aspetti. Non possiamo avere la presunzione di immaginare di aver capito tutto quello che dobbiamo realizzare, tra l'altro non sappiamo neanche bene come realizzarlo, quindi perché nel percorso di sviluppo non coinvolgiamo attivamente il cliente? Perché non immaginiamo di allinearci costantemente? Perché non rilasciamo a frequenza più ridotta pezzi di progetti, quindi continuamente integrati, in modo da avere feedback reali ottenuti dalle persone che utilizzano la soluzione, che ci consentono di allineare la nostra visione del prodotto, acquisire know-how e quindi creare valore reale per il cliente. Questo comporta anche un recupero veloce del ROI, dell'investimento da parte del cliente, che può iniziare a utilizzare rapidamente la soluzione che gli forniamo e quindi cominciare a trarne dei benefici, non dopo due anni, ma agli intervalli che riterremo chiaramente opportuni. In questo momento Agile è in una fase di maturazione, al terzo stadio della fase di evoluzione, almeno in letteratura così viene rappresentato, quindi la terza ondata dell'Agile. Sostanzialmente si sta un po' travalicando quello che è il settore e la disciplina dello sviluppo software. Perché? Perché in realtà i quattro valori alla base del manifesto Agile sono sostanzialmente validi in tutti i contesti produttivi. Dire che le persone sono al centro di quella che è la nostra attività di produzione non è qualcosa che vale soltanto chiaramente nel mondo del software, ma vale ovunque. Tant'è vero che Toyota in primis insegna già negli anni 50 con TPS, che poi è alla base di Lean, che è una metodologia che è vicina per certi versi ad Agile, si sposa con Agile molte volte, e l'attenzione al fatto che era tutta la linea
a servizio della produzione, ad avere la responsabilità di quello che si sta facendo. Quindi non c'era il concetto del manager che creava uno schema e quindi c'era una rigidità nel seguire regole e ruoli prefissati, ma tutti coloro che sono coinvolti nell'azione di sviluppo devono lavorare all'unisono per effettivamente creare una soluzione di valore, raggiungere l'obiettivo. Quindi che cosa significa questo? Che chiaramente più si incentivano le persone a lavorare bene tra di loro, ad avere relazioni valide, a essere sul pezzo, ad essere responsabili di quello che si sta realizzando, più otterrò una soluzione, un prodotto che effettivamente porta valore, che effettivamente dà un vantaggio competitivo all'azienda. Ma oltre a quello che si produce, è l'azienda stessa che in questo modo cresce e si trasforma giornalmente. Quindi non un'organizzazione piramidale in cui c'è un capo da cui parte tutto e tutti a bacchetta seguono gli ordini, ma un'organizzazione dinamica in cui i miglioramenti, i suggerimenti, le iniziative, come migliorare, l'evidenza dei problemi appartiene a tutti, dal basso all'alto, e tutti collaborano chiaramente rispettando quelle che sono anche le diverse strutture organizzative e quant'altro, ma tutti collaborano per ottenere il massimo. Immaginiamo ad esempio Scrum for Hardware, oggi diventata effettivamente uno degli aspetti di maggiore attenzione per la Scrum Alliance, che sta provando a portare i principi di Scrum, l'applicazione di Scrum, insieme a pattern tipicamente del mondo del software come l'object oriented, all'interno del mondo automotive, del mondo della costruzione di autovetture, perché i silos aziendali tipici, immaginiamo l'automotive dove c'è il silos che riguarda la progettazione del motore, quello che riguarda l'aerodinamica, quello che riguarda gli interni dell'autovettura, quello che riguarda, non so, la scocca e quant'altro, spesso sono effettivamente poco comunicativi tra di loro e i problemi vengono fuori immediatamente nel momento in cui bisogna integrare. Qualcuno tira da una parte, qualcuno ha fatto una cosa che non va bene, c'è poco, ad esempio il motore ingombra troppo e non c'è spazio per il raffreddamento all'interno della scocca e quant'altro. Ecco, lì Agile sta dando molto, perché Agile è un improvement della comunicazione, velocizza l'attenzione su quello che è i problemi, li porta subito a galla, aiuta a risolverli in tanti modi, chiaramente dipende dal contesto, e si lega a un fattore che per anni è stato un po' sotteso nel mondo dell'agile, quello delle tecnologie, cioè l'influenza forte da parte delle tecnologie. Questo può sembrare un po' strano, perché l'agile lascia il mondo del software, quindi ok, come non ci sono le tecnologie? Beh, per anni le tecnologie sono state un po' borderline, nel senso perché molto del focus è stato appunto sulle relazioni tra le persone. Però oggi le tecnologie sono ancora più interessanti, perché non riguardano esclusivamente l'automatizzazione di un processo, ma riguardano uno strumento che permette di andare al di là di quelli che sono i limiti della persona stessa. Immaginiamo le tecnologie di mixed reality, cito giusto perché stiamo facendo un esperimento su questo senso, HoloLens di Microsoft. Quindi immaginare di non avere esclusivamente la realizzazione dell'autovettura su un sistema CAD/CAM, ma immaginare di poterlo proiettare all'interno di un contesto virtualizzato, mischiato tra realtà e virtuale, e poter sedersi nella macchina, vederla, toccarla, modificarla, effettivamente costruirla, beh, questo dà un vantaggio enorme rispetto a quello che è un approccio statico. E chiaramente questo implica comunicazione, collaborazione, trasparenza, fiducia, delega, tutti i fattori che sono estremamente cari a chi opera nel mondo agile. Una continuazione dell'agile, quindi un'estensione dell'approccio culturale che è anche DevOps, che sostanzialmente estende il concetto di essere focalizzati sul valore da parte dallo sviluppo alla messa in delivery della soluzione. Perché? Perché spesso Agile si concentra sulla parte di sviluppo, quindi c'è il team di sviluppo, gli enti di sviluppo che realizzano il prodotto e poi il prodotto è pronto per essere messo da qualcuno in produzione. Il problema è proprio questo qualcuno in produzione. Spesso questi due mondi, quindi di dev e di op, una volta si chiamavano sistemisti, adesso è più elegante dire operation, hanno dei ritmi diversi, hanno un approccio diverso. Spesso il mondo DevOps ad esempio utilizza ITIL, che prevede delle finestre di rilascio, dei release manager, per cui posso rilasciare una nuova soluzione o un nuovo increment soltanto ad esempio una volta ogni 3 settimane. Ma che cosa accade se il team di sviluppo non è sincronizzato col team di ops? Accade che sono bravo a fare 2 settimane, un'iterazione di 2 settimane, ma poi quella soluzione resta bloccata per 3 settimane perché ero al limite della messa in produzione. Quindi il cliente finale vedrà il nuovo increment dopo 5 settimane.
Questo è un problema, perché finché il cliente non ha la possibilità di utilizzare realmente la soluzione, il valore prodotto è zero. Cioè non è, l'azienda non ha prodotto nessun valore reale, perché conta soltanto quello che vede, usa e percepisce il cliente finale. Quindi il discorso qual è? Ma c'è un modo per ridurre la barriera tra DevOps e possibilmente anche tra le altre funzioni aziendali che concorrono al successo di un prodotto, quindi che lo portano nelle mani del cliente? DevOps aiuta in questo, aiuta ad avere un focus sulla pipeline di delivery, non sui singoli stage di lavoro, aiuta a ottimizzare tutto quanto il percorso in chiave molto lean, qui c'è molto di lean, riducendo gli sprechi. E DevOps aggiunge un tassello fondamentale in questo approccio rispetto ad Agile, aggiunge l'elemento di automazione e quindi l'importanza anche dei tool a supporto. Perché questo? Perché laddove c'è intervento umano c'è un'alta probabilità che ci si possa sbagliare. Quindi dove ci sono attività ripetibili, standard, che vengono ripetute esattamente n volte nello stesso modo o comunque leggermente diverso per ottimizzazione, posso utilizzare un tool che fa il lavoro della persona. Il flow, quindi avere la visione di tutto quello che accade nella pipeline di release, non soltanto nello sviluppo o non soltanto in ops o non soltanto nel marketing, ma tutto quello che accade, tutto quello che serve per portare una soluzione a successo. I feedback, che sono fondamentali nel momento in cui si verifica un qualsiasi problema nel flusso, nella catena di delivery, interrompo le attività e le risolvo immediatamente. Perché questo? Perché prima risolvo il problema, meno impatto ho, meno costi ho e più qualità ho sia nella delivery e sia nel prodotto stesso. Terzo, soltanto per ordine ma non per importanza, è il learning, cioè avere un'azienda capace costantemente di migliorarsi, apprendere e adattarsi ai cambiamenti esistenti. Questi sono i tre pilastri di DevOps, questo è sostanzialmente DevOps. Quindi la cosa importante da sottolineare è che DevOps non è un tool, i tool sono fondamentali, ma i tool vanno usati una volta capito che cosa bisogna fare. Se si immagina di poter fare DevOps prendendo un tool di qualsiasi vento, sostanzialmente si vanifica quello che è il cuore stesso di DevOps, che è un cambiamento culturale, un approccio diverso alla delivery.